Ciao a tutti, amiche ed amici, benvenuti sul mio canale YouTube. 2 minuti per chiedervi gentilmente di aiutarmi a far crescere il canale, quindi di condividere i video, lasciare un like e iscrivervi se vi va. Condividete anche con i vostri amici, così i video magari girano di più e mi aiutano. Questo mi aiuta tantissimo a far crescere il canale. Grazie mille, un bacio! Allora, eccoci qua. Facciamo questo pane di semola, semplice semplice. Ho preparato la semola, questa è una semola pugliese di Altamura. E la semola tira tantissimo l'acqua, quindi faremo una idratazione abbastanza altina, perché come vedete avevo preparato 300 grammi di acqua, poi invece ne ho aggiunti ancora perché ho visto che ce n'era più bisogno. Quindi quando fate le ricette, non necessariamente dovete rispettare quello che dice la ricetta, per l'idratazione, perché in base alla vostra farina, anche da semola a semola, cambia molto, quindi vi dovete sempre un pochino regolare. Metto in autolisi la farina, e questo aiuta molto la lievitazione, quindi bagno per benino tutta la farina, dopodiché copro e lascio un'ora. Un'ora naturalmente la ciotola coperta. Ok, a dopo. Passato il tempo, ho messo a pezzettini il lievito, scusate, non ho fatto la ripresa. Io ho messo la pasta madre. Se volete mettete i ligoli, naturalmente i ligoli essendo più idratato, diminuite un pochino l'acqua. Giro, metto l'acqua, ne peso ancora, come avete visto ho messo tutti 300 più un altro goccino. Quindi adesso vedo che ci vuole sicuramente più acqua. Poi alla fine naturalmente vi metto la dose giusta. Continuo a girare finché posso con il cucchiaio e poi userò la mano. Sì, adesso preparo ancora acqua. Ok. Bene, qui ho velocizzato un pochino il video per non annoiarvi, però voi prendetevi il tempo che ci vuole. Ecco qua. Versiamo il sale. Il sale va messo sempre lontano dal lievito, quindi alla fine. In descrizione trovate le dosi giuste naturalmente dell'acqua. Metto un po' di olio sul fondo, così lavoro meglio l'impasto. Continuo un altro pochino e poi lo mettiamo a riposare un'ora. Copro naturalmente la ciotola e aspetto un'ora. Passato il tempo, eccolo qua, vedete come si è formato già il glutine. E qui faccio 2 giri di pieghe con il riposo di 30 minuti.
Ok. Ci sentiamo dopo. Come vedete ho cambiato anche il recipiente, questo è trasparente così seguo bene la lievitazione. Piego ancora così e a questo punto lo lascio lievitare e dopo 2 ore di lievitazione lo riprendo. 2 ore all'incirca, naturalmente dovete sempre calcolare in base alla vostra temperatura, la temperatura che avete in casa. Tutto questo fino adesso ho fatto tutto a temperatura ambiente. E lo piego così, senza toccarlo molto, e poi lo rimetto nella ciotola e lo lascio ancora 1 o 2 ore. Seguiamo insieme la crescita. Prima di andare a formare per fare il pane. Ecco qua, lo copro e lo lascio. Ed eccolo, dopo all'incirca 1 ora e mezza, 2 ore, fa molto caldo, quindi regolatevi un pochino, vedete, è cresciuto. Quindi adesso posso andare a fare una preforma. Le pieghe le abbiamo fatte tutte prima, quindi farò una preforma prima della formatura finale. Piego così, senza toccarlo molto, e lo arrotondo un pochino e lo lascio, lo copro con la stessa ciotola, lo faccio rilassare un pochino. Bene. Ok, passato il tempo, vado a formare il pane. Io farò, diciamo che un filone pagnotta, perché userò un cestino che è un po', alto e largo, quindi verrà un filone, cicciotto, diciamo così. Se volete formare la pagnotta, poi vi metto sopra i link per la formatura, così potete fare altri tipi di formatura. Questa volta per questo pane faccio così, vedete? È una pagnotta, diciamo, allungata. Mi aiuto con la semola perché molto questo caldo rimane un pochino appiccicoso. Guardate, per il pane è sempre ci sono tantissime variabili. Con la temperatura cambia moltissimo, cambia il metodo, la lievitazione, quindi è per quello che non dovete prendere alla lettera tutta la ricetta del pane. Lo metto in frigorifero tutta la notte, diciamo, può stare anche 10 ore, però io dopo 7 ore, presso a poco, l'ho tirato fuori, vedete, si è gonfiato tanto anche stando in frigo. L'ho tirato fuori il tempo di far scaldare per benino il forno, quindi una mezz'oretta per portare il forno a temperatura. Lo preparo per infornarlo. Ci metto un po' di semola e poi ci farò un taglio, qualche disegnino pure, perché no. Non è importante fare i disegnini, quindi io a forza di farli un pochino sto imparando, però non è che sono bravissima come quei pani che vedete con tanti disegni sopra, insomma. Mi interessa più che viene il pane bello, però ecco, una spighetta ci sta bene con la lametta e il taglio anche con un coltello ben affilato, però
la lametta posso intagliare meglio un po' di traverso. È abbastanza molto idratato il pane, quindi è morbido sopra. I disegnini vengono bene con il pane meno idratato, naturalmente. Ok, vado ad infornare a 250 gradi con vapore, con due spruzzi di vapore. Bene, per la cottura vi metto in descrizione le temperature, però come al solito io ho questo forno che mi manda due spruzzi di vapore, scusate, iniziali, però se volete mettete un pentolino, spruzzate con lo spruzzino. 50 minuti presso a poco di cottura a scalare, eccolo qua. E direi che è venuto abbastanza bene, non tantissimo alto, mi aspettavo che crescesse un pochettino più in altezza, però è tutta semola e la semola, insomma, non, bene o male è questo. Lo faccio raffreddare un pochino e vediamo dentro com'è. Ecco qua. Io direi che va bene la fetta, no? Va benissimo. Questa è la semola di Altamura e il profumo è buonissimo, molto buono, si è sparso per tutta la casa e ti viene voglia subito di mangiare un pezzettino di pane. Bene, amici, io vi saluto, vi rinnovo l'invito a condividere il video, lasciare un like e a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao a tutti!